Buongiorno, siamo in diretta di nuovo da casa editrice La Terza, da casa La Terza. È un incontro quello di oggi con Stefano Vella che tra poco ci raggiungerà. Saluto le persone che si stanno collegando, tante persone in queste 2 settimane sono collegate con Casa La Terza, tantissime devo dire, poi tantissime hanno anche visto i dialoghi su YouTube, su Facebook, sulle varie piattaforme dove le abbiamo messe, hanno anche, devo dire, sono intervenute, ci hanno dato suggerimenti, commenti, richieste di far partecipare vari nostri autori e devo dire che questo esperimento, che era anche per noi una cosa nuova, anche noi l'abbiamo fatta con molta qualche ansia, diciamo, di non essere molto bravi e capaci a gestire questo linguaggio, questa comunicazione. Devo dire che siamo stati contenti perché ci sembra che in questi dialoghi siano venuti fuori molti spunti interessanti, partendo spesso da libri e arrivando alle questioni di oggi. Oggi con Stefano Vella partiremo non tanto da un libro, ma dall'attività che Stefano ha svolto per molti anni e continua a svolgere, proprio sul tema che oggi è al centro dell'attenzione. Stefano Vella è un infettivologo, ha diretto per molti anni un centro di Global Health all'Istituto Superiore di Sanità, oggi insegna Global Health all'Università Cattolica a Roma. In questo momento è a Olbia, in realtà adesso quando ci collegherà ci dirà lui perché. E poi Stefano è il condirettore di un festival insieme a Walter Ricciardi. Ora sapete che i festival sono una delle cose che si è diffusa di più negli anni in Italia. Il primo è stato il Festival di Letteratura a Mantova, poi il Festival di Filosofia a Modena e La Terza è stato il primo editore che ha cominciato a organizzare direttamente dei festival. Lo abbiamo fatto dal 2006 con il Festival di Economia a Trento, con la provincia di Trento, l'Università e il Comune, festival peraltro diretto da Tito Boeri, che sarà uno dei nostri interlocutori nella prossima settimana, nel no nuovo ciclo che poi domani Alessandro, mio cugino Alessandro La Terza, annuncerà del nuovo ciclo delle nostre conversazioni. Il Festival di Economia è stato il primo, poi abbiamo fatto altri. Per esempio il Festival di Storia che abbiamo fatto quest'anno a Napoli, ancora prima che poi si chiudesse tutto, e il Festival della Salute Globale che l'anno scorso abbiamo fatto a Padova con il Comune di Padova, con l'Università, con la collaborazione preziosa del QAM e di tante ONG. Era un festival in cui affrontavamo un tema che era consueto per Walter Ricciardi e per Stefano Vella, tanto che appunto avevano proposto alla casa editrice di farne una manifestazione, ma che molti non sapevano cosa fosse. Ci chiedevano: ma cos'è la salute globale? In che senso? È un festival della medicina? No, cosa intendiamo per salute globale? Anche perché al festival partecipavano tante persone diverse, diciamo di competenze diverse, non solo medici, certo molti medici, ma anche molte persone che venivano dall'ambito economico, sociologico, demografico. Adesso credo che Stefano si stia per collegare e credo che in questo momento risulta a tutti chiaro. Buongiorno Stefano. Oh, salve, ciao Pepe. Buongiorno, Come va? finalmente. Bene, bene, stavo cominciando a chiacchierare con i tanti nostri interlocutori e dicevo che Ti ho sentito. Mi hai sentito bene. Dicevo che volevo che intanto tu ci dicessi da dove sei collegato, dove sei a Olbia, ho detto, ma perché sei a Olbia? Come mai sei lì? Beh, adesso sono a Olbia perché dopo essere andato via dall'Istituto di Sanità, dal centro della Salute Globale, lavoro al Policlinico Gemelli. E siccome il Policlinico Gemelli ha un ospedale qui a Olbia, tanto per non stare proprio fermo, ho pensato di venire a dare una mano per quello che posso. Ecco. Quindi sto qui per questo, perché questo è un ospedale che si occupa di coronavirus, è un ospedale tutto Covid. Il Mater Olbia si chiama. Bene, so che
dai anche un qualche consiglio al presidente della regione Sardegna, mi hanno detto. Beh, il presidente della regione Sardegna ha fatto un piccolo gruppetto per avere così, soprattutto degli input di sanità pubblica, ecco, diciamo, come far sì che la Sardegna regga, ecco. Sì. Quindi noi stiamo aiutando anche in questo senso, sì. E tu stai, diciamo, nella Materolbia, si chiama questo ospedale? Sì, si chiama Materolbia. Stai lavorando direttamente sul virus, cioè sul contrasto al... Beh, è stato aperto, abbiamo lavorato adesso tantissimo per ristrutturare l'ospedale, cioè per riconvertire un ospedale che era un ospedale di alta specialità, ma generalista, in un ospedale per pazienti col Covid. Cioè, sì. È un ospedale molto, molto ben attrezzato, quindi... Sì. Il lavoro grande è stato la riconversione, sai com'è, in questi casi ci sono dei percorsi speciali, c'è la rianimazione. Che succede? Un problema importante, diciamo, la riconversione di un ospedale generalista in un ospedale ad alto contenimento, ecco, sì. Certo. Senti Stefano, ieri quando ho mandato in giro la notizia di questo nostro dialogo che è stato deciso così in questi giorni, anche per annunciare, ci ritorneremo, ma la creazione di uno spazio speciale sulla salute globale di preparazione al festival, ma che faremo sulla pagina del festival Salute Globale, sulla pagina Facebook, poi ci torneremo, e che abbiamo deciso di chiamare ACTA Global Health Now. In questi giorni tu mi hai mandato, perché io l'avevo letto ma non me lo ricordavo, un articolo che tu pubblicasti su Repubblica il 2 gennaio del 2018, e questo articolo ha un titolo terribile letto oggi, perché l'articolo il 2 gennaio 2018, ripeto la data, diceva qualcosa accadrà e saranno guai, e dicevi i virus dalla peste all'HIV colpiscono attraverso la globalizzazione la povertà e le carestie, ma oggi forse se li riconosciamo possiamo non essere impreparati, però dicevi alla fine ci vuole un lavoro di intelligence, bisogna mettere insieme virologi, infettivologi, epidemiologi ed esperti di sanità pubblica. Mi sembra che purtroppo il tuo appello non ha trovato grandissimo ascolto, o sbaglio? No, in realtà io avevo scritto questo articolo perché voi sapete, per esempio, se andate su YouTube vedete un bellissimo TED Talk di Bill Gates che diceva le stesse cose, cioè diceva che ci dobbiamo aspettare che qualche virus esca dagli animali, perché è già successo tante volte, e che venga poi diffuso attraverso la globalizzazione. La globalizzazione... E purtroppo è successo, cioè ce lo dovevamo un po' aspettare, perché era già successo con la MERS, la SARS, ma anche Ebola è passato così, Quindi diciamo che chi si occupa di salute globale era certo che prima o poi, speravamo mai, ma invece poteva succedere. Per questo pensiamo che questa è una lezione importante, perché... abbiamo detto, siccome le eruzioni del vulcano Krakatoa lì, qualcuno lo diceva, prima o poi è eruttato, ecco. E quindi il discorso di prepararsi vuol dire fare dei centri, avere dei centri sentinella, sia di laboratorio che di epidemiologia, nelle varie parti del mondo più calde per queste cose, in maniera da... l'emergenza di questo virus e quindi prepararsi. Noi in questo caso forse non eravamo pronti, ecco. Adesso un po' di lezioni le abbiamo acquisite. Sì, mettiti forse, se puoi, la cuffietta, perché c'è un pochino di ritorno. Se riesce, se c'è una cuffietta da metterti, da attaccare al cellulare, conviene te la metti, se no non fa niente, si sente. C'è un pochino di ritorno di... Ce la dovrei avere. Va bene. Adesso la prendo.
Ecco, poi torniamo alla, successivamente al modo di combatterlo, appunto, come ci si poteva, se si doveva fare una preparazione più adeguata, se oggi la dobbiamo fare, dobbiamo mettere in conto per il futuro. Però io vi farei una prima domanda molto semplice, e cioè com'è nata questa cosa? Com'è nato questo virus? Come diciamo, da quello che noi oggi ne sappiamo, dai dati che abbiamo, come ha attecchito e si è diffuso? Perché ci sono anche su questo voci molto diverse. Allora, aspetta che sto mettendomi la cuffietta. Sì, sì. Allora, come ha attecchito? Beh, lui è passato sicuramente, come è stato dimostrato, non è un virus creato in laboratorio, questa è una cosa che esce fuori continuamente quando escono epidemie nuove, me lo ricordo ai tempi dell'AIDS, si pensava che fosse la guerra, eccetera, eccetera. No, vabbè, anche l'AIDS tra l'altro è passato dalla scimmia all'uomo, era un virus della scimmia e che è passato all'uomo. Quindi queste sono cose che succedono e ce le dobbiamo aspettare. Questo qui è passato sicuramente dai pipistrelli, che sono dei mammiferi volanti, sono degli animali speciali, che però albergano moltissimi virus, moltissimi, sono dei portatori di virus, ecco. E loro non sappiamo bene perché, ma non ne soffrono, cioè hanno un sistema immunitario strano, poi un metabolismo strano, però insomma l'Ebola da lì è nato. E anche la SARS e anche la MERS erano virus dei pipistrelli, che poi hanno trovato degli ospiti intermedi, degli animaletti, per esempio la MERS, adesso lo dico, è quella del Medio Oriente, veniva trasmessa dal cammello. Pensate, il cammello si era infettato dal pipistrello e i cammelli trasmettevano all'uomo questo virus della Middle East Respiratory Syndrome. Quindi questo è un fenomeno purtroppo che accade, che può, non c'è niente di magico. Era già successo in passato, no? Nell'articolo era già successo. Sì, sì, era già successo la SARS, la famosa SARS, che poi a un certo punto si è spenta, per fortuna, perché la SARS era veramente, questo pure è una bestia cattiva, ma la SARS era molto molto pericolosa. E a un certo punto la SARS in qualche modo è stata contenuta, soprattutto nella parte asiatica, rimasta lì. E questo invece si è sparso, perché certo dal tempi della SARS, che era il 2003, la globalizzazione è cambiata, è diventata, ma io lo dico, ho parlato della globalizzazione delle malattie infettive anche riferendomi alla peste, cioè la peste in realtà ha fatto la stessa strada, ci ha messo di più, ma è stata la globalizzazione, i commerci, lo scambio di merci, di persone. Infatti, forse questo è il momento giusto, parli di globalizzazione e della differenza che fa anche rispetto alle peste del 300, che pure ha fatto milioni di morti o altro. Ci spieghi adesso qual è l'idea di salute globale? Perché l'anno scorso tu e Walter Ricciardi avete ritenuto importante, ci avete proposto fare un festival alla salute globale, ben prima appunto del Covid-19? Qual è l'idea che rende così importante, per cui da anni tu ti occupi di questo, diciamo? La risposta è molto semplice, nel senso semplice, complessa e semplice. Qualcuno mi ha chiesto, intervistandomi, dicendo: ma dottor Vella, lei si è occupato di salute globale, ma che cos'è la salute globale? Ecco, è quello che sta succedendo adesso, questa è la salute globale. Vuol dire che la salute del mondo è una sola e nessuno può pensare di risolversela a casa. E i festival avevamo pensato, e tra l'altro c'erano due, tre sessioni su questo, non sul coronavirus, ma sul fatto dei virus emergenti, cioè su tutte queste virosi o epidemie che possono venire fuori. C'erano tre sessioni su tre giorni totali del festival, che certo non si occupava solo di questo, ma si occupava del fatto che la salute del mondo va vista in modo globale, anche in termini di diseguaglianze di accesso, e la salute globale, tra l'altro, è una, diciamo, un'area di ricerca multidisciplinare, perché la salute non è solo un fatto biomedico. Adesso stiamo lottando dal punto di vista biomedico per cercare di bloccarla, ma è un fatto anche economico, politico, sociale. Anche di costumi. Camilla ci chiede: il fatto che i cinesi mangiassero i pipistrelli entra in questa storia?
Cioè, assolutamente, anche, sì, sì. Anche costumi sì. di vita quotidiana. Certo, sì, sì, ma loro mangiavano sia pipistrelli sia alcuni animali, ma come facciamo noi, adesso noi non mangiamo i pipistrelli, però non è che si può dare a loro la colpa di questa cosa, no? Per cui, per esempio, adesso lo dico, l'AIDS, l'HIV è passato dalla scimmia all'uomo perché loro, in quelle zone del Camerun, del nord, diciamo di quella zona lì, mangiavano le scimmie, non c'erano le mucche. Quindi mangiavano le scimmie e quindi qualcuno, macellando la scimmia, cioè si è tagliato e un virus della scimmia mutato è passato all'uomo. Quindi sto dicendo, non lo sto dicendo per dire che non è che sono i cinesi, le abitudini alimentari sono diverse in tutto il mondo, però in molte parti del mondo e molti germi, sto parlando anche delle cozze, no? Uno si sa che il tifo parte, diciamo, a volte il tifo o altre malattie batteriche in questo caso si trasmettono anche grazie alle abitudini alimentari. Certo. Quindi non è una Tra l'altro, colpa. a proposito di costumi, è probabile, credo a questo punto, che invece in positivo, nel senso come modello, gli asiatici, per esempio appunto giapponesi, cinesi, ma anche Hong Kong, che portano molto più di noi la mascherina, diventeranno a questo punto modelli anche per noi. In futuro probabilmente la mascherina ce la metteremo non sempre, non in tutti i casi, ma nei luoghi pubblici, no? Immagino. Beh, Sarà una cosa che... direi di sì, direi che bisognerà ripensare tante cose, questa epidemia ci ha fatto ripensare tante cose, adesso non dico che dovremmo andare tutti in giro sempre con la mascherina, però insomma certo la mascherina è un presidio che soprattutto adesso per esempio, questo è un messaggio da dare, va usata, vanno distribuite, sì certo perché questo virus che fa? Questo virus cerca da mangiare, adesso per capirsi, lui cerca... Cerca vittime in giro perché lui si replica così, cerca una persona che non è ancora infettata e naturalmente innanzitutto se siamo distanti non ci arriva, non ce la fa, quindi bisogna stare distanti e poi se abbiamo la mascherina sicuramente siamo più protetti e sicuramente se ci avessimo un'infezione latente, asintomatica, eviteremmo di trasmetterlo. Quindi in questo momento le mascherine sono urgenti. Poi il futuro si vedrà. Ecco. Sì. Una cosa che ci fa tornare a quello che dicevamo prima, cioè delle previsioni del fatto che tu ne avevi scritto appunto nel gennaio 2018, che Bill Gates ne avesse parlato un paio d'anni prima, che come tu mi dicevi ieri nella nostra conversazione preparatoria, questo nostro dialogo, in realtà la comunità scientifica, non tutta, ma insomma c'erano stati dei segnali. Ma allora, questo ce lo chiede la setta dei poeti estinti, ci sono dei bellissimi nickname tra i nostri interlocutori, diciamo, non so chi sia esattamente, ma il nome è molto... La setta dei poeti estinti dice, ma allora vuol dire che dei consulenti di governi, del nostro governo, di altri, almeno all'inizio hanno sbagliato, non hanno saputo prevedere nel momento giusto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è stata tempestiva abbastanza, perché come mai dal primo caso che si è manifestato... Diciamo in Cina che diciamo tra alcuni dicono il 17 novembre, comunque fine dicembre il medico Li, credo che poi è morto, avesse segnalato questo e sono intercorse qualche settimana prima che si prendessero provvedimenti drastici, diciamo. Beh, sì, è possibile che si sia sottovalutato il fenomeno, potrebbe. Devo dire che, malgrado noi siamo sempre considerati ultimi, in realtà poi il paese un po' si è mosso, prima degli altri. Però quello che sembra è che questo virus girasse da tanto tempo, per questo ci sono questi... Che cosa è successo? È che siccome eravamo anche in piena epidemia influenzale, qualche caso di infezione da coronavirus, i cui sintomi all'inizio sono un po' uguali, sia stato scambiato per influenza. Quindi nessuno ha detto, ah, accidenti, questa è una malattia nuova. E si pensava che fosse... E quindi questo ha permesso al virus di farsi un bel giretto per il mondo, ecco, e quindi adesso ci troviamo in questa situazione. Io non so cosa si poteva fare prima,
Certo, questa cosa del distanziamento sociale è che è durissimo. Io lo so perché vedo delle famiglie, perché attenzione, c'è distanziamento sociale e distanziamento sociale, c'è stare a casa in una certa casa e stare a casa in due stanze con i bambini. Ecco, quindi c'è un enorme peso delle diseguaglianze sociali anche nella quarantena, cioè quarantena e quarantena per capirsi. È una cosa che tu mi hai detto ieri che mi ha molto colpito, come dire, anche stando a casa ci sono diseguaglianze, perché appunto c'è chi ha una casa più grande, magari addirittura un piccolo un terrazzo, un piccolo giardino, magari no, e chi invece ha una stanza, una casa piccola, dove è molto più faticoso rimanere. Le diseguaglianze sono una grande parte della salute globale, no? Del tema. Beh, sì, globale. Sì, dentro proprio, diciamo, le diseguaglianze è uno dei temi della salute globale, perché sappiamo quante differenze ci sono in termini di aspettativa di vita. Pensate che tra il paese più ricco del mondo e il paese più povero ci sono 31 anni di differenza di aspettativa di vita. E questo perché? È perché non c'è l'accesso, diciamo, ai vaccini, alle cure che abbiamo qui. Effettivamente questo è uno dei temi della salute globale. Per l'HIV, sul quale noi abbiamo lavorato tanti anni, è stato fatto una cosa straordinaria. Quello è un esempio di come i problemi di diseguaglianze possono essere affrontati, nel senso che adesso, per esempio, i farmaci che salvano la vita alle persone con questo virus, col virus dell'HIV stiamo dicendo, sono distribuiti nel mondo, ci sono 24 milioni di persone che li stanno prendendo e sopravvivono grazie a questo. Quindi la salute globale è anche studiare il discorso delle diseguaglianze, che non sono solo biomediche, ma sono legate a determinanti sociali. Perché? Perché sì. No, nel senso che la salute dipende, se tu c'hai il parchetto sotto casa dove puoi fare il jogging e fare sport, è diverso se vivi, diciamo, in un quartiere senza verde. Certo. Se sei ricco o ricco o benestante puoi mangiare bene, ma se non hai tanti soldi, i bambini il weekend li porti al fast food. Ecco, diciamo che noi dobbiamo considerare che ci sono delle determinanti di salute che sono sociali, socio-economici, e la salute globale si occupa anche di questi. Ecco, tu hai citato la lotta, diciamo, la battaglia per affrontare l'HIV, l'AIDS. Tu sei stato uno di questi dei protagonisti di questa battaglia, perché sei stato dentro il gruppo internazionale che ha concordato le strategie di contrasto. Questo è un caso che forse ci induce un qualche ottimismo in questo momento così difficile sulla possibilità di superare gli egoismi nazionali, giusto? Cioè di poter prendere a spunto la comunità scientifica, è una comunità che tendenzialmente collabora, dove non ci sono queste divisioni, per affrontare insieme, diciamo, il futuro in maniera più cooperativa, più solidale, o sbaglio? No, questa è una cosa che è stata fatta sull'AIDS sicuramente, cioè si è lavorati tutti insieme, anzi devo dire che l'AIDS è stato un modello anche virtuoso di collaborazione pubblico-privato, perché l'industria ha lavorato, ha fatto quello che doveva fare, ha tirato fuori i farmaci e anche ha superato quel problema dei brevetti, nel senso che ha permesso che per i paesi più poveri questi brevetti potessero essere, diciamo, superati e quindi i farmaci costare molto meno. In questo caso anche c'è una collaborazione pazzesca. Se uno va su internet e vede il numero di studi che sono partiti, sono diverse decine di studi, sia per i vaccini che per i farmaci. Per esempio c'è uno studio grande in cui io sono partecipe in parte, che è fatto dal WHO, che si chiama Solidarity, è uno studio globale che permette a tutti i paesi di partecipare. E quindi dal punto di vista scientifico sicuramente ci sarà una grande partecipazione e anche collaborazione, scambio di dati, non si possiamo tenere a casa nei cassetti quello che scopriamo. Dal punto di vista invece, e questo non è il mio mestiere, della solidarietà socio-economica, questa la vedo un po'
più difficile, ma non è, io faccio un altro mestiere, quindi però, forse... Però in un periodo in cui diciamo che al centro ci sono le competenze, forse appunto dai competenti dovremmo prendere esempio nella capacità di autocorrezione e di autocritica, che è fondamentale, ma appunto anche in quella di cooperazione e collaborazione. Il Festival della Salute Globale, che noi dovevamo tenere proprio oggi, cioè in questi giorni... Partiva oggi. E che ovviamente è stato spostato, peraltro si teneva a Padova, una città meravigliosa, straordinaria, dove la facevamo in dei... Però molto colpita, molto colpita. Molto colpita, e saluto anche i nostri amici padovani, saluto gli amici del comune, il sindaco e tutto il gruppo di lavoro, saluto... Rizzuto, il rettore Mario Plebani, tutti i medici dell'università, saluto il CUAM, Don Dante Carraro e tutti gli amici, e poi le mille decine di ONG che abbiamo coinvolto. Il festival si farà, lo dico, poi lo ripeteremo, l'abbiamo spostato dal 12 al 15 novembre a Padova, quindi tutti i temi di cui stiamo parlando oggi poi ritorneranno, e ritorneranno anche appunto nella nostra pagina Facebook del Festival della Discussione. I festival sono luoghi di aggregazione, appunto, sono luoghi di socialità, e quindi, come dire, sono una delle manifestazioni del fatto che poi la gente ha voglia di fare le cose insieme. Certo, è chiaro che una componente fondamentale è anche la fiducia delle persone che, come dire, che gestiscono, che coordinano. Io Libro, che è uno dei nostri interlocutori, diceva: non siamo più capaci di stare insieme. Certo, in questo momento non lo possiamo stare fisicamente per forza. Speriamo di tornare ad essere capaci di stare insieme con meno paure. E credo che da questo punto di vista, diciamo, il parere dei medici sia fondamentale, perché in qualche modo ci dà anche un criterio. Ci sono delle cose, Stefano, su cui ovviamente siamo tutti un po' sconcertati. Sempre la setta dei poeti estinti dice: vabbè, sì, io capisco tutte le impreparazioni di fronte a un fenomeno nuovo, però se tu dichiari l'emergenza nazionale ormai più di un mese fa e non hai ancora le mascherine, c'è qualcosa che non funziona. Ieri Walter Ricciardi, in una trasmissione televisiva, diceva: il problema è che l'Organizzazione Mondiale Economica si è organizzata in maniera tale che queste mascherine fossero prodotte nei paesi asiatici, perché erano a basso valore aggiunto, non ci conveniva farle qui. E adesso tutto l'Occidente sconta questo ritardo. Questo mi sembra una dimostrazione di quello che dicevi prima, cioè la salute è connessa strettamente all'economia. Assolutamente, non c'è dubbio che sia connessa sia nel causare, nel provocare la mancanza di salute, sia teoricamente nella risposta, perché se vogliamo per il futuro essere pronti bisogna investire nella ricerca, bisogna investire negli ospedali, che comunque noi abbiamo un sistema sanitario straordinario che è stato messo alla prova e ha risposto in modo pazzesco, è proprio il nostro baluardo. Io però continuo sempre a dire: adesso bisogna andare sui territori per combattere questa epidemia, e in un certo senso mi volevo collegare al discorso del festival, perché il festival non è un congresso, questo la gente lo ha capito, è proprio per la popolazione, per le persone comuni, serve per spiegare concetti di salute e dei motivi per cui c'è più o meno salute nel mondo, perché se non coinvolgiamo il cittadino, e tutto questo resta nelle nostre stanze segrete di scienziati, non riusciamo neanche a provocare, diciamo, a stimolare l'impegno anche dei governi per la salute, perché diciamoci la verità, ad esempio l'OMS, che fa un lavoro importante, però non ha un potere decisionale. Diciamo che l'OMS consiglia, dà consigli, dà delle linee guida, ma non ha il potere di dire fai così, perché c'è sulla certo. Salute c'è, diciamo, una responsabilità dei singoli governi, e quindi non c'è niente da fare, insomma. Forse glielo dovremmo dare questo potere, almeno nei momenti di emergenza. Forse sì, ma penso che non lo vedo, cioè, per dare un potere di questo genere ci vuole la Costituzione, non la Costituzione italiana, ci vuole la Costituzione del mondo, una nuova Costituzione del mondo, ma
ma oppure quella non che la vedo facile. Quella che si chiama, con una parola abusata e anche un po' ambigua, governance, cioè che i grandi paesi del mondo, magari dentro le Nazioni Unite, si mettano d'accordo che in certe fasi si diano... Beh, una cosa fondamentale che hai detto risponde a una domanda che è stata fatta, cioè se ci vorranno campagne di educazione sanitaria, cioè educazione dei cittadini. Mi pare che il festival potrebbe essere uno di questi momenti, ma certamente ci vorrà anche nelle scuole, immagino, no? Sì, questo è stato molto abbandonato, la parte proprio di educazione alla salute, che è stata lasciata un po' ai singoli istituti, alcuni lo fanno, alcuni meno. E mi ricordo quando c'è stata la grande epidemia di HIV, lì è partita una campagna di informazione a tappeto sulle scuole per spiegare sì. come comportarsi. Ecco, forse dovremmo ricominciare a spiegare come proteggere la propria salute, ecco, e anche quella degli altri, perché una cosa importante che vorrei dire oggi è che questo stare a casa è oggi il nostro farmaco. Io spero che arriveranno dei farmaci, sono sicuro, perché c'è troppa gente che ci sta lavorando, arriveranno i farmaci specifici, quelli che ammazzano questo coronavirus. E poi spero che arrivi pure il vaccino. Però adesso la nostra medicina, il farmaco che abbiamo, è il distanziamento sociale, è lo stare a casa e cercare di non raggrupparsi. E in un certo senso bisogna spiegare alle persone che questo sacrificio è per noi, è per tutti noi, cioè stanno obiettivamente facendo uno sforzo incredibile per proteggere la salute di tutti. Questo è un concetto insomma, che se riusciamo a farlo entrare riesce a far reggere le persone finché questo virus se ne va, ma ci vuole un po' di tempo, perché l'italiano, ma non l'italiano, scusate, è banale quello che ho detto, ogni essere umano si eccita se vede un piccolo calo, no? Dice, ah, allora è finita, oppure si deprime se non lo vede. E quindi poi, diciamo, il sistema crolla un po'. Invece dobbiamo tenere presente che questo sistema, questo farmaco che ha già funzionato in Cina e ha funzionato per altre epidemie, in realtà c'ha bisogno di tempo. Non si vedono le risposte immediatamente. Quindi non ci abbattiamo se i numeri non sono quelli che ci aspettiamo. A proposito di numeri, vuoi darci un chiarimento molto semplice? Perché questi numeri che ci vengono dati quotidianamente, no? Certe volte non sono così facili da leggere. Quando ci viene detto quotidianamente, per esempio, il numero dei contagiati, no? Come si relaziona questo al numero dei tamponi? Perché alcuni dicono in realtà i positivi saranno molti di più probabilmente, e i tamponi non sono stati fatti sempre con gli stessi criteri, anche tra regione e regione, tra paesi e paesi. È così? È in parte così. I tamponi all'inizio sono stati fatti a persone sintomatiche, cioè chi stava male aveva quei sintomi lì, si è andato a vedere se c'aveva il virus addosso, e anche ai contatti, fratelli, sorelle, noi amici, e in alcuni casi infatti è stato visto il contagio. Però quello non riflette molto probabilmente la quantità di persone che invece sono entrate in contatto con questo virus e a volte l'hanno passato in modo assolutamente asintomatico, perché questo virus può fare molto male in una parte della popolazione contagiata, però in un'altra grande parte, un 80%, dà dei sintomi molto lievi, e quelli lì non sono stati tamponati, quelli li andremo a vedere poi con gli anticorpi. Questa è una cosa che il Comitato Tecnico Scientifico ha detto ieri, l'altro ieri, che si cominceranno anche ad andare a controllare la presenza degli anticorpi a campione, non è che facciamo gli esami a tutta la popolazione italiana, però campionandola bene riusciremo a capire come questo virus ha viaggiato, perché ci serve saperlo per il prossimo giro di giostra. Sì. Che io mi aspetto, ma a quel punto saremo molto molto più preparati. Sì. La conferma di quello che prima dicevo, che i numeri non sono facili, è che noi abbiamo fatto un sondaggio su questo chiedendo, ma i numeri aiutano a capire, il 75% ha detto no.
E in effetti è interessante perché noi abbiamo avuto dei giorni in cui aumentava il numero di contagiati o aumentava il numero di morti e poi però il responsabile in quel momento della comunicazione dell'Istituto Superiore diceva no, la situazione sta migliorando. E allora la gente poi non capiva gli stessi sintomi in base ai quali si fanno i tamponi. Tu mi dicevi ieri, non sono certissimi al 100%. Cioè ci sono alcuni sintomi più chiari, però non è detto che siano solo quelli, giusto? Cioè siamo ancora sì. In una situazione in cui... No, siamo ancora in una situazione di... Diciamo che una lieve stabilizzazione di questo, del numero delle infezioni si è vista, quindi questo c'è. Però non c'è dubbio che la variabilità di quei numeri che vengono dati ogni pomeriggio, che tutti ci mettiamo lì a vedere, è legata ai denominatori. Ecco, noi non abbiamo un denominatore certo, finché non andremo a vedere in giro con questi campioni, con questi campionamenti, effettivamente quanta gente si è contagiata, e probabilmente sono tanti, sì. Ma pensiamo soltanto che l'anno scorso l'influenza, questo non è l'influenza, questo in alcuni casi fa veramente male, per fortuna una proporzione non totale delle persone, ma solo sul 15-20% delle persone contagiate, quindi questo non è l'influenza, però l'altro anno l'influenza ha colpito 5 milioni di italiani. Quindi se questo si comporta come l'influenza, come tutti i virus respiratori, ce ne avremo tanti di contagiati. E forse, per fortuna, perché probabilmente contagiati che adesso sono asintomatici, perché probabilmente saranno protetti, hanno sviluppato una risposta immunitaria. Quindi, e in più, diciamoci la verità, l'interruzione della vita quotidiana sicuramente ha influito. Ecco, quindi il numero di contagiati sicuramente non sarà come quello dell'influenza, per cui nessuno è stato a casa quando c'era l'influenza. Ecco, ma ci avviamo a concludere la nostra conversazione. Pensiamo al futuro, pensiamo a come alle lezioni da trarre da quello che sta succedendo, no? Perché tu hai detto giustamente, nell'immediato dobbiamo stare molto attenti a non pensare che tutto è finito, ma ancora di più dobbiamo ragionare adesso che il problema è così acuto su come organizzarci perché questo problema non si ripeta, o quantomeno perché noi ci facciamo trovare più preparati, come tu scrivevi nell'articolo su Repubblica del gennaio 2018. Allora cominciamo a dire alcune cose. Tu mi dicevi l'altro giorno, per esempio, una cosa fondamentale è la forza dell'intervento pubblico da una parte, come per esempio si distribuisce tra intervento negli ospedali e nel territorio, e dall'altra parte l'alleanza pubblico-privato. Ci vuoi dire qualcosa su come si può migliorare su questi fronti? Beh, per esempio, facendo un esempio di adesso, i nostri ospedali hanno tenuto il colpo più grande, tra l'altro con grandi vittime anche di tanti colleghi medici. Però è vero che questi virus qua si battono sul territorio, cioè bisogna, e l'abbiamo sempre detto, no? L'ospedale deve essere un centro di terapie intensive, cioè di alta specialità, mentre è il territorio che deve proteggere la popolazione, e quindi noi dobbiamo rinforzare la rete dei medici di famiglia, per esempio, sicuramente, che sono stati in prima linea anche loro. E perché? Perché sono loro che vanno a cogliere i focolai. È come gli incendi nei boschi, no? Io sto qui in Sardegna, ogni tanto si sapeva che d'estate esce fuori un filo di fumo e lì il pompiere deve arrivare subito, non puoi aspettare che va giù la montagna, che si incendia la montagna. E poi invece il discorso del pubblico privato, sì, questo è un discorso che va rivisto, perché va semplicemente governato. Io penso che andiamo sicuramente verso un mondo in cui un'alleanza tra pubblico e privato va fatta per forza, con delle regole che in passato sono state un po' saltate, ma se facciamo delle regole sane, questo sarà il futuro, diciamo. Ma io lo dico anche per sviluppare i vaccini,
i farmaci, perché noi sappiamo che l'industria farmaceutica, per esempio, è bravissima a portare i vaccini e i farmaci a disposizione, a metterli a disposizione, cioè a produrli, però poi dietro c'è spesso la ricerca pubblica, cioè le idee dello scienziato americano, giapponese, francese, quelle sono le idee da cui poi partono a volte i farmaci che ci salvano la pelle, soprattutto i vaccini. Noi speriamo che per questo coronavirus, ci sono talmente tanti gruppi che lo stanno facendo, esca fuori presto un vaccino. Ecco. E prima del vaccino ci servono i farmaci, questo lo devo dire, perché servono per curare le persone, quella parte di persone che si becca il coronavirus e che poi sta male veramente. Bene, allora io ti ringrazio molto per questa nostra conversazione, ti ringrazio di aver trovato il tempo appunto sul fronte su cui stai operando, che è molto difficile. Ieri mi dicevi, quando ci siamo sentiti fine pomeriggio, di una fatica notevole anche fisica in questo momento a tenere dietro quello che sta succedendo. Mi sembra che la conversazione è stata utilissima per tante cose, ma anche per far capire appunto come la salute globale ha in sé una dimensione certamente medica, certamente sanitaria, ma insieme anche istituzionale, politica, di governance appunto, di catena di comando italiana ma anche internazionale, economica, sociale, cioè il problema delle migrazioni di cui oggi non abbiamo parlato, ma le diseguaglianze, cioè mi sembra che abbiamo dato conto di tante, ecco, queste tante dimensioni saranno, ci proveremo, non solo presenti nel festival che, ripeto, si terrà a Padova dal 12 al 15 di novembre, invitiamo tutti a venire, sperando che all'epoca saremo tutti in condizione di spostarci, di muoverci, di stare insieme. E poi sarà anche un po' in diretta il festival, quindi non è che esatto. Bisogna potremmo vedere anche da casa, diciamo. Certo, lo daremo in streaming in diretta, ma da qui ad allora, appunto, a partire dalla prossima settimana, sul profilo Facebook del festival, Festival della Salute Globale, Global Health, troverete tanti materiali, documenti, video, interventi, a partire dalla prima diretta che poi faremo ogni lunedì alle 5 con Walter Ricciardi, questo lunedì prossimo, in cui riprenderemo questi temi e andremo avanti. Stefano Vella lo ritroverete spesso in questo ambito, perché appunto con Walter dirige il festival, e però coinvolgeremo tanti medici di varie università del mondo che verranno a Padova, ma che ci hanno dato la disponibilità, persone di prima linea della ricerca scientifica ma anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che combattono in questo momento in tutto il mondo. Questa è una impresa straordinaria, perché da una parte è una cosa devastante e terribile, che produrrà conseguenze anche economiche molto forti, dall'altra è un'esperienza che dovrebbe, uso il condizionale, farci rendere conto che siamo tutti interdipendenti, che la nostra fragilità è una fragilità comune. L'altro giorno Andrea Giardina, in una di nostre conversazioni, diceva, un po' scherzando, di aver letto da qualche parte che questo è un virus cosmopolita. Ecco, perché cosmopolita tu l'hai spiegato, perché tutti i virus forse lo sono, ma in questo momento questo lo è ancor di più per come è la nostra globalizzazione, no? È così, ed è una bella lezione per il futuro, devo dire, purtroppo, lo dico purtroppo perché speriamo di trarne qualche lezione buona, ma per il momento dobbiamo intanto stroncarla questa Dobbiamo epidemia. Stroncarla, ma poi dipende da noi cominciare già adesso a prepararci, perché diciamo, c'è il pessimismo, la ragione, come diceva un signore che ne leggeva i processi storici con intelligenza, ma anche c'è l'ottimismo e la volontà. Esatto. Quindi dobbiamo insieme, come dire, costruire, anche utilizzare questa cosa terribile come occasione in positivo. Io ti ringrazio molto, Stefano. Io ringrazio te. Do appuntamento tra pochi minuti alle 12 per il prossimo incontro, che sarà con Alessandro Marzomagno e con la mia collega Lia Di Trapani, che è una editor della casa editrice, che parleranno di storia, ma trattandosi di storia di Venezia. Marzomagno ha pubblicato con noi un bellissimo libro su Venezia moderna. Pare che a Venezia sia diventata la quarantena, Stefano, e quindi parleranno anche... È vero. E noi stiamo usando adesso un sistema che si è stato usato 800 anni fa
per la peste, ecco, sicuramente. Beh, mi ha fatto tanto piacere stare con voi, molto. Grazie a te Stefano, buon lavoro ad Olbia, buon lavoro a tutti i medici che come te sono in questo momento impegnati. Domani c'è un appuntamento alle 12 di nuovo, l'ultimo di questo ciclo che poi riprenderà con Salvatore Rossi, che è il presidente di Telecom. Questa è una questione che riguarda l'economia, ma anche le comunicazioni, quindi aspettiamo che ci dica qualcosa di interessante con mio cugino Alessandro. E do un saluto a tutti e ci rivediamo presto. Grazie, saluti a tutti, grazie, buona giornata.